tema sul lavoro, di cercare di affiancare un lavoro sulle forme della politica e sull'esigenza di contribuire con tanti altri a cercare di coprire il vuoto politico esistente, la mancanza di un soggetto politico in cui si possono attivare, autorappresentare tante persone, realtà che esistono e sono prive di rappresentanza a sinistra, di affiancare con questo ragionamento che era la missione, perché la nostra missione che ci ha fatto trovare insieme, al fatto, la cosa caratterizzante che è questa forma di praticare nuove pratiche e forme del fare politica, ha appuntamenti anche programmatici per cercare non soltanto di confrontarsi sul bisogno o su quello che ci fa star male, quello che manca, quello che vorremmo che ci fosse ma non sappiamo come fare, ma anche cercare di confrontarsi su degli appunti tematici. Questo primo appuntamento sul lavoro è il primo, perché abbiamo nucleato un calendario di altri tre appuntamenti, proprio perché lo sforzo era usare queste pratiche per affrontare questi temi. Il prossimo appuntamento in programma, di cui va trovato un calendario che probabilmente va concordato, va guardato anche in base alla scaletta politica, principalmente del referendum acqua che è mantenuto, è quello sui beni comuni. Quello sui beni comuni, facendo in questo periodo dell'anno, ovviamente ha un grande senso, non soltanto se porta avanti le lavorazioni che poi sarà anche oggetto della nostra pubblicazione, la società dei beni comuni, ma se riusciamo a contestualizzarlo, visto che lo farei, si pensava di farlo nei prossimi due mesi a Ferrara, se riusciamo anche a collegarlo a quello che non si sa ancora, ma probabilmente ci sarà un appuntamento referendario, che è il referendum sull'acqua. Poi si erano candidati in questo percorso per gli altri due temi, tema diciamo macro titolo ambiente del Vaticano, le realtà della Basilicata, sia Matera che Potenza, si erano resi disponibili, e poi invece un appuntamento generale che ripigliava il lavoro da cui siamo nati, ma qui c'è una storia anche precedente della sinistra, cioè le forme di democrazia, le forme di fare politica. Questo qui poteva essere l'appuntamento finale, sapendo che su questo tema, su tutti questi temi, tante altre reti stanno lavorando e si stanno ponendo il bisogno, il problema di approfondire le forme. Quindi questo è un appuntamento. Certamente possiamo dire da oggi che l'appuntamento di Ferrara, non soltanto perché sta detto come secondo, ma perché c'è anche un'evidenza politica nel referendum acqua, cerchiamo di riuscire costruendo le reti nella maniera più allargata possibile, di mettere in calendario in tempi utili la campagna referendaria, che sia non soltanto un approfondimento, ma sia anche un oggetto di un passaggio verso la campagna referendaria e gli altri appuntamenti. Questa è la parte del nostro lavoro, e questa è la cosa che abbiamo fatto e ha rappresentato il lavoro fino ad oggi. La seconda parte è ovviamente e quella più legata invece in generale alla riflessione che abbiamo fatto in questi mesi rispetto al quadro politico, alla situazione politica e anche alla nostra natura sociale, cioè come e con quali altri soggetti riuscire a contribuire per ragionare sulla situazione politica, ma anche per entrare e riuscire a incidere, ovviamente sapendo benissimo che da soli non si incide, ma sapendo e vedendo che in questi mesi tanti altri soggetti, tante altre situazioni si stanno ponendo il problema. Ed è qui il titolo, lavoro di questa sessione, lavoro, società e movimenti, piazze senza rappresentanza. Allora, piazze senza rappresentanza, in cui la piazza simbolicamente, da cui è nato questo ragionamento, è stata oggettivamente la piazza del 16 ottobre, quella della piombe, ma non era solo la piombe, mostra la piombe, tanti di noi ci sono incontrati, ma sapendo che quella è quella simbolicamente più evidente di una piazza senza rappresentanza del 16 ottobre, poi nei mesi successivi è successo di tutto e di più, tutti sapete, non è che è successo di tutto e di più, sul fatto che in questi mesi, a partire da lì, ci sono stati tanti altri percorsi applicativi di confronto e tutto e si sono sviluppati, cercando che si sono sviluppati ognuno con la propria specificità, che abbiamo appunto
tutti, ci sono anche altri, però ci sono tante altre piazze senza rappresentanza, anche se non hanno nessun valore simbolico verso il percettore da questo punto di vista, perché il tema della mancanza di rappresentanza politica della società operosa, della società attiva, di quello che si muove nella società, è una cosa di cui non abbiamo un valore di base. Tanti delle ragioni, si è diversi. Allora in questo quindi è il primo il punto. Presento anche, quindi, anche per capire la diversità anche degli interlocutori che ci sono, più anche dei nostri interventi, che poi avremo il tempo di intervenire, che sono presenti. Abbiamo Michele Dotti, è stato anche animatore di questo progetto Abbiamo un Sogno, che ha avuto una serie di appuntamenti, si presenta tutto, ma anche lì partire fondamentalmente dall'esigenza e la mancanza di un soggetto politico, come ripensarlo, con quale forma e su quali contenuti. Michele De Paolo, che noi conosciamo per varie esperienze politiche precedenti, ora che è uno degli animatori uniti contro la crisi, diversi di noi eravamo a Marghera, sotto l'appuntamento della Reggio Emilia e tutto, che questa volta lui è stata, diciamo, la continuazione più formale della piazza, più formalizzata della piazza del 16 ottobre. Sara Penni, compagna del Sud, che aderisce con l'associazione alla destra sinistra, ma che tutti noi abbiamo più conosciuto in quanto cittadina dell'Aquila attiva rispetto al disastro della sua città e a quello che si è mosso all'interno di quella comunità. Non sono potuti venire per problemi di salute, Tonino Perna è malato, banalmente, Nilsi di Action, che è attivo dentro il territorialismo, ma poi la realtà romana molto forte e caratterizzata. E questo qui per dire che in realtà questo primo incontro parte dall'esigenza che tutti, come rete a sinistra, abbiamo avuto, quella di dire cominciamo a cercare di confrontarsi con altri. Già ieri l'abbiamo fatto, perché sia Viale che Raul, come collega anche qui in sala, poi hanno affrontato anche il tema del vuoto della politica, della necessità di un soggetto politico, del problema della rappresentanza in politica di questi temi, di questi movimenti che sono senza rappresentanza. In realtà poi è, diciamo, un argomento molto comune, non è che nessuno ne ha il monopolio. Questo contesto qui, perché l'idea che è nata quando abbiamo pensato di chiudere questa giornata con questa tavola rotonda e tutto, è quella anche di cogliere questa occasione, come tante altre occasioni di cui noi siamo ospiti, per dire sarebbe importante, sarebbe una cosa utile a cui lavorare, quella di riuscire a vedere se oltre che fare rete, che fare ponti, si riesce a costruire un'occasione per cui tante parti che stanno ragionando, attivandosi, chi più sulle pratiche, più sul tema, chi più sul tema della rappresentanza, chi più sul tema del soggetto politico, perché se sono storie diverse hanno anche diversità come priorità, perché sarebbe importante riuscire a trovare un'occasione, una serie di incontro tra i tanti e le tanti che in realtà su questo tema, la mancanza di rappresentanza, come incide nel quadro politico, o con le pratiche, oppure ponendosi direttamente il tema della rappresentanza, si riuscisse ad avere una serie comune di confronto, sapendo che ognuno poi ci partirà da una propria punto di vista prioritario, da una propria specificità e da un punto di vista prioritario. Tutta questa storia poi incasinata e caratterizzata da un altro fatto, che è il fatto che siamo in un disastro democratico e costituzionale enorme, cioè noi non è che possiamo autoconsolarci del fatto che si fa un seminario sul lavoro, si lavora come pratiche su quello, si condivide le pratiche, perché poi c'è il disastro generale che ci circonda. E allora, quindi questa cosa qui ovviamente aumenta la complessità della situazione, perché non è che, cioè, non è che possiamo essere disinteressati, non è soltanto non lo siamo, disinteressati a tutto il quadro che ci circonda. E questo fatto qui io penso che sia un tema, perché anche lì, in quelle piazze, in quelle mobilitazioni che vediamo in questi giorni, si vede forse che non sono piazze senza rappresentanza con un contenuto forte come il 16 ottobre, ma certamente rappresentano un'Italia che è senza rappresentanza e che ha un'angoscia enorme rispetto alle prospettive di questo paese. È un altro tipo di assenza, ma è un tipo di assenza anche quello, un tipo di problema. Allora, prima di passare la parola ai nostri ospiti e poi aprire la discussione che verrà coordinata da Patrizia, io anche vorrei ricordare ieri l'intervento anche di Eraudo,
che è intervenuto in questo contesto, nel senso, noi come rete a sinistra abbiamo fatto un documento un mese fa, che ora sembra abbastanza un documento storico, perché purtroppo la politica va così veloce che una cosa fatta, scritta un mese fa, ma la legge dopo un mese dice, ma che abbiamo scritto? Ma io penso che questo sia... No, sia il problema comune, nel senso. Perché io penso che tutti noi, e qui simbolicamente il tema FIOM, il tema dignità del lavoro, cioè il problema che malgrado l'emergenza democratica, malgrado l'angoscia berlusconiana, vada tenuto sui contenuti e quindi non solo sui contenuti, ma che vorremmo andare per una volta a una campagna elettorale con una parziale soddisfazione di pensare che ciò che è stato di contenuto antiberlusconiano, di realtà di Alta Italia, siano rappresentati in questo, nei contenuti di una possibile alternativa al berlusconismo, questo è un tema importante. E quindi se la fatta una posizione che dice veramente, quindi che vabbè, c'è una coalizione centro-sinistra con aperta ai movimenti che in questi anni hanno fatto pratiche, azioni sul, portando contenuti e azioni sull'antiberlusconismo, che non sono solo le piazze, ma il caso è chiaro che uno sulla laicità, c'è tante situazioni che hanno retto rispetto all'ondata di questi anni, quindi che non si pensava assolutamente che andasse bene una sommatoria di partite e poi soprattutto una sommatoria di scritta o entrato e quindi questo altro qua si esprimeva sensibilissimi dubbi anche all'università rispetto a un asse politico caratterizzato rispetto all'UDC che meno affini. In questo contesto si spiegava una coalizione ampia in cui poi ovviamente chi pensa al problema della mancanza di rappresentanza si pone anche il tema della rappresentanza, però questo non è il punto centrale, il punto centrale erano i contenuti di questa coalizione, se c'era una coalizione simile alle primarie. E in questo riferimento qui anche un evidente sostegno alla proposta di Vendola. Evidente che in questi giorni un livello di disillusione rispetto al quadro generale è un po' emerso, però questo non leva e non altera il senso della problematicità, cioè nel senso del problema e della base di partenza, cioè alla fin fine. Noi che siamo tutti chi più o chi meno piccolo, grande parte di questa Italia altra, che attiva, che propone altre idee, altre proposte, altre pratiche, in che maniera partecipa all'interesse nazionale di avere un'alternativa e non soltanto una situazione emergenziale. No, io penso che questo qui sia il tema, e come questi mondi, che sono mondi molto plurali, storie molto plurali, si rapportano rispetto al tema che per noi è almeno evidente, peraltro dovrebbe essere meno evidente, per ormai l'idea di pensare che c'è la società che si attiva e la politica che rappresenta, una cosa che non funziona più, proprio per la crisi della politica e la crisi di questi partiti. Insomma, questo sia il là della discussione, ma dicendo che il punto minimale, ma che sarebbe già un risultato enorme, straordinario e tutto, sapendo che noi non siamo, nessuno di noi è titolato a farlo, ma che sarebbe importante riuscire, se questa percezione di queste mancanze, di questo voglia di vedere riconosciuta questa Alta Italia anche in questo, questa dimensione generale, l'interesse generale, se riuscissimo a costruire, promossa da tutti, senza nessuno padrone di casa, uno spazio in cui ci si può incontrare e capire quali sono le priorità, se esiste un filo comune, se non esiste tutto, perché se no ognuno ce lo riusciamo a decidere i rispettivi incontri, ma non riusciamo mai a creare l'occasione in cui vedere se in realtà è un filo, una tela che si può tessere. Poi la tela si può ottenere a tanti livelli, può anche essere uno spazio che si chiama uno spazio permanente di incontro e di confronto, perché i tempi non sono maturi, ma può essere un gran risultato rispetto alla dispersione di cui spesso siamo protagonisti in ognuno dei nostri percorsi. Quindi io proporrei di passare, io lascio qui, potete vedere. Chiederei a Michele, De Paolo, che è stato
riuniti contro la crisi di studiare un fondo a Reggio Emilia e poi i nostri interventi e poi gli interventi nostri alla platea in maniera da continuare questa interlocuzione.